Possono partire le immagini, chiaramente Samorese in divisa giallorossa, San Nicolò in divisa blu, San Nicolò con Moretti, centravanti, con Chiacchiarelli, con Massetti e con Bisegna, con Stivaletta e Petronio a centrocampo, poi coppia di centrali di difesa De Santis Milillo. Nella San Maurese Paganelli parte dalla panchina, gioca Pieri centravanti con Bonandi a sostegno. Siamo qui al primo episodio importante, 25esimo, calcio di rigore, fallo di Mozzoni su Ninte, una spinta che sembra innocua, in realtà poi la rivedremo, sembra esserci, ma dagli 11 metri Bonandi non riesce a superare Ciotti che intuisce l'angolo giusto. A dire la verità, come vediamo, la battuta non è molto angolata, Ciotti però ha la giusta intuizione e respinge, secondo rigore consecutivo parato dal portiere del San Nicolò. Ancora la San Maurese che rivendica, recrimina per un altro rigore, per una spinta qui di Milillo, ma in questo caso la spinta su Scarponi non viene giudicata da rigore. Qui siamo al gol, già al 41esimo, bella azione, Massetti per Moretti, cross basso sulla linea di porta, il tapin facile facile di Bisegna. Rivediamo il gol semplice di Bisegna, sarà questo il gol partita. Prima ancora di andare all'intervallo ci sarà una opportunità per la San Maurese, un gol segnato ma annullato per fuorigioco, gol segnato da Pieri, decisione giusta perché sulla spizzata di Tartabini Pieri era effettivamente al di là della linea difensiva del San Nicolò, dunque si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa vedremo tanti interventi importanti di Ciotti. Intanto al 13esimo c'è un salvataggio sulla linea clamoroso di Milillo che allunga le sue lunghe leve, Milillo altissimo, e qui riesce a togliere la palla dalla porta, grande intervento del difensore del San Nicolò. Poi guardate qui la prima parata di Ciotti, corner di Scarponi, il colpo di testa di Enrico e gran parata in allungo di Ciotti. Poi alla mezz'ora si ripete l'estremo difensore, cross di Bonandi, girata di Scarponi, arriva sotto la traversa Ciotti e alza la sfera in calcio d'angolo. 33esimo, qui sbaglia invece la San Maurese con Gagliardini, appena entrato sull'assist di Scarponi, alza la mira, eccolo qui Gagliardini, omonimo del giocatore dell'Inter. E poi al 48esimo, ultimo brivido nell'area del San Nicolò, contatto Milillo Paganelli, un altro rigore rivendicato dalla San Maurese, ma rigore non è, e allora il San Nicolò espugna il campo della San Maurese 0-1.